Potrebbero volerci giorni per conoscere il nome del 46esimo presidente degli Stati Uniti. È infatti lotta all'ultimo voto tra Donald Trump e Joe Biden. Lo sfidante democratico è leggermente in vantaggio, ma ci sono ancora milioni di schede da conteggiare. Nonostante la grande incertezza, Trump esulta. Abbiamo già vinto. Vogliono rubarci le elezioni, dice. Andremo fino alla Corte Suprema. Biden invece invita alla pazienza. Crediamo nella vittoria e non avremo pace fino a quando l'ultimo voto non sarà contato, dice. L'obiettivo dei due contendenti è superare il limite di 270 grandi elettori. Dopo un lungo e acceso dibattito, la legge Zan riceve il primo sì del Parlamento. L'aula di Montecitorio, tra le proteste del centrodestra, ha approvato il testo contro l'omotransfobia e la misoginia, che ora passa al Senato in seconda lettura. La maggioranza esulta. È un passo importante, dice il presidente della Camera Fico. È una legge di civiltà, gioisce Laura Boldrini, tra le più convinte sostenitrici del DDL a tutela delle vittime di violenza e odio per motivi legati al sesso e al genere. Le norme sono state estese anche alla discriminazione e agli atti di violenza contro i disabili. Per il centrodestra si tratta di una legge liberticida. Il 17 maggio diventa la giornata dedicata al tema. L'Italia è ormai divisa in tre fasce per fronteggiare l'emergenza Covid. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM con misure restrittive in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre. L'Italia comprenderà zone rosse ad alto rischio, arancioni a rischio intermedio e zone gialle dove c'è maggior sicurezza. Divieti e regole cambieranno in base al colore dell'area. In tutto il territorio nazionale varrà il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 del mattino. Nelle prossime ore sarà deciso in quale categoria collocare ogni regione. Quasi certa la collocazione in zona rossa di Lombardia e Piemonte, rischiano il cartellino arancione, tra le altre la Campania e la Liguria. Intanto il ministro Speranza aggiorna il Parlamento sull'app Immuni, l'hanno scaricata quasi 10 milioni di persone. Istituire un albo nazionale per le associazioni che si occupano di violenza sessuale e di genere è quanto prevede una proposta di legge presentata da Forza Italia sia alla Camera che al Senato. Bisogna colmare il gap normativo, sottolineano il senatore Maurizio Gasparri e la deputata Giusy Versace, firmatari della proposta. Per questo si chiede anche di riconoscere il ruolo svolto dagli operatori specializzati che assistono le vittime e di offrire alle donne supporto psicologico dopo la violenza subita. Fiduciosa sul buon esito della proposta, la capogruppo Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini. Arriveremo presto alla legge, assicura, ricordando i risultati bipartisan raggiunti su Codice Rosso e Revenge Porn. Per tutte le notizie, consultate il sito dire.it.